Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Per quelli che seguono da fuori Italia, oggi in Italia è festa di prima classe perché Santa Caterina è patrona d'Italia insieme a San Francesco. Chiedo sempre perdono di tutti gli errori che faccio per non avere ancora la piena padronanza del rito. Come vedete, manca la capacità di cantare, per questo pregate che vengano fuori i sacerdoti cantori che possano sostituirmi e io mi dedico ad altre cose. Siccome questa mattina Padre Alessandro ha detto che forse nell'omelia avrei commentato l'attualità, io vi dirò di no, perché la predica è scritta 2 giorni fa. È chiaro che in future omelie è probabile che dica qualcosa sulla situazione attuale, ma non oggi. Inoltre, se la situazione attuale riguarda la possibile riduzione allo stato laicale di Don Enrico, io vado molto cauto finché non ho la certezza. Noi sappiamo solo che il vescovo di San Severo ha un decreto che lo riguarda, ma potrebbe essere anche la sua nomina episcopale o cardinalizia. Riguardo alla mia scomunica, pregate poco perché non arriva. Comunque, se anche arriva, sapete che vale meno della carta igienica, perché uno scomunicato non può scomunicare. È soltanto la bellezza di avere il timbro che non sono in comunione col demonio. Queste sanzioni che ci danno in continuazione evidenziano solo la malvagità e la malignità della setta che segue Don Rodrigo. Questa è stata un'aggiunta alla predica fatta oggi. Come sapete, oggi nel vecchio sordo si ricorda Santa Caterina, che nel nuovo sordo invece il 29 aprile. Da non confondere con Santa Caterina d'Alessandria e con altre Caterine. Se non ricordo male, era la 22esima di 23 figli. E questo impone una prima riflessione. Io non vi dico di fare 23 figli, io mi accontento di 11. Comunque sia, quello che assolutamente non si deve fare è l'aborto, abominevole delitto, lo chiama il Vaticano II, e la contraccezione. Riguardo alla contraccezione, qualcuno dice che non è come l'aborto. E allora vi ricordo che la mentalità che sta sotto a tutte e due è la stessa. I figli sono un disturbo. Veramente qualche volta i figli sono una croce pesante. Tuttavia, chi si sposa in grazia di Dio sa che deve accettare tutte le croci che Dio manda. Se si fanno certe cose, bisogna essere disponibili alle conseguenze. E mi fermo qui, perché è una predica e non una catechesi sulla Humanae Vitae di Paolo VI. Ricordo comunque che certi contraccettivi sono abortivi o potenzialmente abortivi. State alla larga da queste cose. Santa Caterina è vissuta tra il 1347 e il 1380, quindi morì giovanissima. Al suo tempo, almeno alla sua nascita, c'era il Papa ad Avignone, in Francia. È una cosa innaturale perché il Papa è vescovo di Roma, ma non andava bene, anche perché il Papa era condizionato dai re di Francia e dalla politica francese. E il Papa invece deve essere libero. Rimane vero che il papato, finché è sulla terra, qualche condizionamento lo avrà sempre, ma questo è un argomento di storia della Chiesa o di diplomazia ecclesiastica, quindi lasciamo stare, o meglio, diciamo quello che riguarda Santa Caterina. Gli italiani volevano che il Papa tornasse a Roma, ma non per capriccio, ma perché capivano che la sede giusta del Papa è a Roma. E Santa Caterina, istruita dall'alto, fece la sua parte nel riportare il Papa a Roma e ci riuscì. Questo è uno stimolo anche per noi nell'attuale tragica, veramente tragica situazione, a fare in modo di avere il Papa a Roma. Do per scontato che voi che mi ascoltate, a meno che non ci sia qualche faccia nuova, sapete benissimo che Don Rodrigo non è il Papa, tutt'altro. Se Santa Caterina chiamava il Papa il dolce Cristo in terra, noi possiamo chiamare Don Rodrigo l'amaro anticristo dell'inferno sulla terra. Basti vedere le condanne che continuamente manda a tutti coloro che non si omologano al suo corso eretico e apostata. E ora affronto una frase di Santa Caterina che molti, o almeno alcuni,
sicuramente un frate dei frati minori rinnovati, sicuramente gli eremiti di Minucciano, o almeno uno degli eremiti di Minucciano, citano per dire che dobbiamo accettare la croce di Don Rodrigo. Santa Caterina diceva che se anche il Papa fosse un demonio incarnato, continuerei ad essergli sottomessa. Questa frase, giusta nel suo contesto, sta ingannando molti. Questa frase è vera, è giusta. I papi possono essere più o meno santi, come possono essere immorali. La storia della Chiesa ci insegna che ci sono stati papi immorali, anche se bisognerebbe distinguere tra immoralità documentata in maniera irreprensibile e immoralità da scoop giornalistico. Anche nei libri di storia della Chiesa si può parlare dei papi con toni da scoop giornalistico. Facciamo il caso di Padre Alessandro. Quanti scoop giornalistici hanno fatto su di lui? Se uno segue gli scoop si fa l'immagine di un prete che è un mezzo mostro. Ma è vero? Assolutamente no. È tutto falso dall'inizio alla fine. Bene, io credo che su certi papi anche i libri di storia della Chiesa siano un po' superficiali. Comunque sia, ci sono papi immorali, questo è sicuro. Santa Caterina questo voleva dire. Per quanto un papa sia immorale, io devo obbedirgli, e aveva ragione. Ma se uno che si fa chiamare papa, e papa non è, cambia la musica. La frase di Santa Caterina nei confronti di Don Rodrigo è mal citata, è fuori posto. Don Rodrigo non è il papa, non lo è mai stato, non lo sarà mai. Non esiste nessun obbligo di obbedienza nei confronti di Don Rodrigo. E questo per due motivi. Ho detto un sacco di volte, e ora mi ripeto, che l'obbedienza è dovuta all'autorità legittima quando comanda cose legittime. Nel caso di Don Rodrigo non abbiamo né autorità legittima né il comando di cose legittime. Non è legittimo lui, perché è stato eletto in un conclave invalido. Per quanto riguarda le ragioni, ve le andate a leggere nel libro di Andrea Cionci o quello di Padre Alessandro. Non sto qui ovviamente ogni volta a ripetere le solite cose, le troverete in abbondanza. Inoltre è un papa eretico e scomunicato. Riguardo alle cose illegittime che comanda, facciamo solo due esempi soliti, ma ce ne sarebbero anche altri. Posso io, sacerdote, dare la comunione eucaristica a due divorziati e sposati? Evidentemente no. O dare la benedizione a una coppia gay? Evidentemente no. Inoltre, Santa Caterina certamente non avrebbe mai approvato questo, così pure Padre Pio e tutti i santi. Se gliel'avessero detto sarebbero inorriditi, forse morti sul colpo. Quindi citare la frase di Santa Caterina per giustificare la vostra sottomissione a Don Rodrigo è del tutto fuori luogo e rasenta la bestemmia, perché nell'attuale situazione Santa Caterina non è con Don Rodrigo, ne sono arci sicuro. Coloro che accettano Don Rodrigo come Papa non sono più cattolici. E come sono? Non lo so. Forse ingannati, ma non più cattolici. E state attenti che la rana bollita non è ancora bollita del tutto. Quell'uomo non ha finito di distruggere la Chiesa, è solo a metà dell'opera. Non state un minuto in più in comunione con Don Rodrigo, starete meglio anche voi, ve lo assicuro. Santa Caterina è anche dottore della Chiesa, perché ci ha lasciato degli scritti preziosi, tra cui il dialogo della Divina Provvidenza che vi ha citato anche Padre Alessandro questa mattina e che io ho letto, credo due volte. Vi invito a leggerlo. È un po' macchinoso all'inizio con la dottrina sul ponte, ma poi se lo leggete con calma è una vera miniera di buoni pensieri. Il problema è che il tempo è poco e di libri ce ne sono tanti. Fate come potete, ma se siete sfaccendati leggetelo perché è un buon libro. Di questo libro potrei ricordare tante cose. Vi ricordo solo la parte che riguarda la Divina Provvidenza. Dice cose belle, sostanzialmente niente di nuovo. Basta il Vangelo per ricordarvi che la Provvidenza, la Signora Enza, c'è e ci aiuta. A volte si fa attendere un po', ma poi arriva.
Oggi aspetto 200 macchine prima di arrivare a quella che mi dà il passaggio. Pazienza, macchina. E io mi ricordo un particolare interessante. Dice Santa Caterina che se per caso la signora Enza non interviene, lei faceva l'esempio di un monastero di monache dove non arrivava più provvidenza, il Signore fa sì che il poco mangiare che le monache hanno a disposizione, lei faceva l'esempio dell'erba, l'erba verdurza. Anche in quel caso dà comunque tutta la sostanza per stare in piedi, anche con poco. Quindi coraggio a tutti voi che avete paura di morire di fame, soprattutto sacerdoti, la provvidenza c'è e lavora. Il Signore ha promesso che non ci farà mancare nulla, di essenziale, si capisce. E la sua parola lui la mantiene, anche se dovete andare sotto un ponte, la provvidenza c'è. Più vi fidate e più la vedrete. Ovviamente questa è solo una perla, una chicca degli scritti di Santa Caterina, ha scritto molte altre cose, è chiaro. Infine Santa Caterina è anche patrona d'Italia con San Francesco. Possiamo chiederle qualcosa per l'Italia? Io le chiederei questo, che il piccolo resto in Italia diventi una potenza. Evangelio, si capisce, San Paolo parla della potenza del Vangelo. Una potenza tale che i vescovi, ma solo o complici, siano costretti a fare i conti con noi. Si arrenderanno all'evidenza, quando capiranno che tutti gli italiani non sono più in comunione con il falso profeta, si arrenderanno. Don Rodrigo non è il Papa. Che Santa Caterina, che amava il Papa, quello vero, ci conceda presto questa grazia, assieme a quella ovviamente anche del grande prelato. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.